Ebraismo e cattolicesimo. Quale rapporto c'è fra queste due fedi? E ma soprattutto, qual è il mio rapporto, quello di Fra Gabrio, con l'ebraismo, con l'Antico Testamento? Ne parlo con voi e in questo video ne meditiamo insieme, sempre e al solito, dopo la sigla. Fra il tormento e la grazia. 16 ottobre 1943, data tragica, data che ha sbattuto in faccia la verità dell'Olocausto a tutti gli italiani, ma specialmente per noi romani. Così il portico di Ottavia, dove furono rastrellati gli ebrei romani, ci impone quello che Franco Cardini, che saluto, chiama il dovere della memoria. Così penso oggi, e questo video, questo testo che vedete davanti a me, è stato scritto prima degli eventi e degli attentati di Hamas a Israele. Quindi non parlerò di questo tema, ma parlerò dell'ebraismo, dell'importanza per me soggettivamente Fra Gabrio e del rapporto che c'è fra il cattolicesimo e l'ebraismo, del mio rapporto affettuoso, del mio rapporto continuamente in cerca con l'ebraismo di quelle fonti. Ma andiamo per gradi, andiamo per gradi. Io direi che posso distinguere il mio discorso in almeno tre punti fondamentali. Cominciamo dal primo. La vivificazione della memoria. Fino al mio ingresso nell'ordine, il perno centrale dell'ebraismo e quello che è stata la mia riflessione in adolescenza, fino a più o meno all'università, è stato il riflettere sulla tragedia e gli orrori dell'Olocausto. La memoria, perciò, era necessaria per evitare che quello schifo terribile, quel male, si ripetesse. Incontro cruciale, perciò, nella mia vita fu quello con Settimia Spizzichino, in quel lontano 2000, beh sì, avevo qualche anno in meno, e quell'incontro fu il mio primo incontro con l'ebraismo concreto, nelle persone, quando anche visitammo da fuori la sinagoga, il Tempio Maggiore di Roma. Fu così che il mio primo rapporto con l'ebraismo fu la difesa degli innocenti. Fare un lavoro su se stessi, sebbene ancora adolescente, perché la memoria fosse vivificata, perché quegli eventi terribili fossero impressi in modo stigmatico, cioè che fossero qualcosa che in nessun modo doveva essere ripetuto. Quindi l'ebraismo per me è la vivificazione della memoria, della difesa degli innocenti che ingiustamente sono stati colpiti dall'orrore. Ma io aggiungerei che poi da questo sono passato a un secondo punto della mia vita, l'ingresso nell'ordine, per cui c'è stato un po' un cambiamento di prospettiva. Quindi ho potuto parlare del mio rapporto con l'ebraismo per me come frate, ma anche un po' vedere qual è il rapporto oggettivo, reale, concreto, sostanziale fra il cattolicesimo e l'ebraismo. Ora, io sono teologo, quindi altre considerazioni sull'antisemitismo cattolico dei secoli passati, secondo me soggettivamente un po' esasperate da certi punti di vista, io non li tratto qui. Sono teologo e sono qui perché credo nell'amicizia ebraico-cristiana, perché credo, come vedremo adesso, nel progetto che Dio ha per noi insieme. Quindi vi parlo del Nostra Aetate, che cos'è? È un documento sulle religioni non cristiane che per me è fondativo, è ciò che mi muove nell'affetto, nella ricerca della verità con i fratelli maggiori, con gli ebrei. E allora dice il Nostra Aetate, e ve lo aspettate che lo ingrandisco ancora un po'. Allora, eccolo qua, si dovrebbe vedere. Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. Salto un pezzo perché è un paragrafo un po' lungo, comunque poi vi metto i riferimenti giù in descrizione. Essa, la Chiesa, confessa che tutti i fedeli di Cristo,
dunque, eccolo qua, che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede, sono inclusi nella vocazione. Scusate, lo riduco poco poco perché sennò non ci vediamo. Ecco. Eccolo qua. E la Chiesa confessa che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo, secondo la fede, sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani ed ebrei, questo sacro concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e un fraterno dialogo. La Chiesa inoltre, e che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa, scusate, intanto vi faccio questo, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque. Ecco, là vedete, l'ebraismo assume una caratteristica per cui la Chiesa riconosce il patrimonio comune e deplora tutti gli antisemitismi. Riconosce che può esserci una conoscenza, come dice l'ebraico, lo Yadà, l'intimità profonda fra noi e i fratelli maggiori, una cultura comune, un terreno comune di teologia e Bibbia per costruire una fraternità. Ed è per questo che nasce il concetto di amicizia ebraico-cristiana. Per me, quindi, questo è quello che dice la Chiesa, la mia interpretazione teologica è che, a mio avviso, noi e i fratelli maggiori, come li chiama Giovanni Paolo II, possiamo costruire insieme lo sviluppo e la costruzione della persona e del bene comune e la concretizzazione del regno di Dio sulla terra. Così, per me soggettivamente, sono passato dalla vivificazione della memoria, che pure è importante, all'operatività, alla vivificazione della cultura comune con l'ebraismo. Così lo studio. Quello che mi ha aiutato in concreto è stato l'incontro dello studio dell'ebraico e dell'esegesi dell'Antico Testamento che ho portato avanti per lo più nel primo ciclo di studi, nella laurea triennale in teologia, qualcosina anche alla licenza, alla specializzazione. E per questo devo ringraziare, veramente, veramente, sono grato a tre docenti, in particolare il professor Giuseppe De Carlo, padre cappuccino che mi ha per un anno pazientemente insegnato l'ebraico biblico, che è una lingua meravigliosa, a dir poco, e lo dice uno che con le lingue non ci prende, e due professori che saluto, il professore di Pentateuco e Libri Storici, padre Mark Avila, e il professore di Salmi e Sapienziali, Don Sebastiano Pinto, che saluto e ringrazio per la loro opera e il loro lavoro per avermi introdotto nella cultura comune con l'ebraismo. E passiamo adesso al punto 3, che è la riscoperta delle radici comuni cattoliche. E quindi passo dall'essere quindi prima universitario, poi frate studente a sacerdote. E questo, devo dire, è avvenuto specialmente tramite l'attività social, che mi ha fatto scoprire, ad essere onesto, tante teorie poco fondate, per non dire proprio delle bufale, sulla Genesi e sul mondo biblico, specialmente la paleoastronautica, per esempio, di Zebedia Sitchin e Mauro Biglino. E queste teorie per me erano abbastanza bislacche, anche io che non ero un perito ebraista, cioè che ero un semplice teologo. Capii allora che dovevo fare un ripasso di quelle nozioni e quei concetti che magari col dottorato avevo un po' tralasciato, perché il dottorato era teologico, cioè non era linguistico e di cultura ebraica. E diviene anche così il modo, la riscoperta dell'ebraismo, di incontrare nuovi approfondimenti sul mondo ebraico. Così, da quelle analisi di Genesi, di Esodo, per, scusate la parola, sbufalare tutte queste teorie un po' panzane, ho scoperto le origini comuni cattoliche che noi abbiamo, quindi fra noi e gli ebrei. E su questo vorrei ringraziare
per il suo lavoro online specialmente, sperando di vederci di persona, il canale Cuscito Ergo Sum del dottore, e mi raccomando, non ancora professore, ma spero lo diventerai presto, Giuseppe Cuscito. I testi e i video di Rav Riccardo Di Segni e Rav Miriam Camerini, che saluto. Il canale di ebraico biblico di Simone Venturini, che ogni tanto nel club voi vedete che lui pubblica delle bellissime meditazioni, l'incontro vivo e di confronto con esegeti di area cattolica, come la consorella Suor Angelica Schnider, Suor Rosalba Manes e Bruna Costa Curta, i cui studi, questa ripresa dell'antico ebraismo, mi aiuta a vedere insieme la riscoperta delle radici comuni cattoliche, e ringrazio anche l'incontro con la storica dell'arte Raheb Balle, con cui ci siamo confrontati su questi temi. E quindi passiamo alle conclusioni. Ma quindi c'è una conclusione da dare? Per me no. La conclusione la dirà Dio, il Signore, Adonai, nelle nostre vite, quando saremo al suo cospetto. La mia ricerca teologica procede con voi, cari clubbers, per camminare insieme nella verità e nell'amore, per camminare insieme con i fratelli maggiori, con gli ebrei, perché in questo cammino comune noi possiamo capire, comprendere il nostro rapporto con l'Antico Testamento, no? È sì qualcosa che prepara il nuovo, certamente, dice qualcosa del nuovo, forse sì, dice qualcosa di Dio. Queste domande noi risponderemo alla fine della nostra vita, e adesso con il nostro cammino teologico ed esegetico. Bene, carissimi, e allora vi lascio con queste riflessioni. Ditemi che ne pensate di questi tre punti che vi ho lasciato, che non è detto che debbano essere di tutti, semplicemente è il mio cammino fra la memoria, la cultura comune e le radici cattoliche dell'ebraismo. E per qualsiasi riflessione, storia, allora anche critiche, che magari non condividete qualcosa, vi invito a scrivermi, scusate, una mail a clubteologicum@yahoo.com. E perciò tutta la nostra vita di fede cammina attenti alle nostre radici e allo sviluppo definitivo che per noi cattolici ha dato Gesù Cristo, e questo cammino di fede avviene fra il tormento e la grazia. Alla prossima!